Non mi sa che non ci puoi più giocare con i sacchetti, mo si pagano, dai! Ah, ti sei offeso! Salve a tutti, benvenuti nel mio canale, sono Lux Grumble e io sono esterrefatta, oltre che raffreddata. Allora, sì, ho pure qualche decimo di febbre, però devo pure spicciarmi a farmi questo video perché devo andare pure a lavorare. Però, sincerità, sono esterrefatta, come non fare questo video? Così ho voluto inserire in una mia story time, perché mi piace tanto, so che vanno tanto di moda questi story time e beh, siccome a me pure piace raccontare dei miei episodi, ho detto ma perché non inserirli nel mio canale? Allora, sono veramente esterrefatta di tutto il bordello che sta succedendo con questi sacchetti biodegradabili. Come sapete, dal 1 gennaio lo Stato ha inserito la tassa, cioè io la chiamo tassa perché altro non è, anche se ho il sospetto di qualcosa che vi dirò mentre vi racconto del mio story time. Praticamente hanno inserito la tassa, diciamo, di 2 o 3 centesimi, dipende dal gestore del supermercato, ipermercato, chi vende, chi ha l'utilizzo di questi sacchetti biodegradabili, di pagarli alla cassa. La cosa che mi fa ridere un po' è che io già da ieri ho visto una marea di telegiornali dove ne parlavano, ma stamattina siccome mi sono riposata un po' di più sul divano proprio per fatto di qualche decimo di febbre che ho, mi sono messa su Twitter e diciamo che ci ho scherzato pure io, cioè infatti vi invito ad andare sul mio profilo Twitter per vedere anche i miei commenti sui sacchetti biodegradabili, se volete, scusate. Però poi diciamo che la cosa un po' ci è sfuggita di mano, perché i commenti poi cominciavano con i commenti non miei, non sotto i miei tweet, ma ad altri tweet dove oltre al sarcasmo, diciamo, poi sono cominciati ad esagerare e la cosa diciamo che un po' mi ha fatto pensare, ho detto facciamoci un video perché vediamo un po', dico anche io la mia e vediamo se io sbaglio, se il mio pensiero non è corretto, se quello che magari dico vi disturba, infatti fatemelo sapere sotto questo video. Quello che mi è successo è il fatto che ieri, andando oltre all'ambulante che sta passando come sempre, in ogni story time c'è sempre l'ambulante da me, va bene, quello che mi è successo ieri è che anch'io mi sono servita del banco frutta del mio supermercato e ho pagato anch'io 2-3 centesimi, penso 2 centesimi, però non ho controllato lo scontrino, però la signora davanti ha protestato, ha detto che era un suo diritto, che già la roba era cara e che quindi aveva il diritto di avere la bustina gratis e di insomma è successo da lite con la cassiera. Io dico sono 2 centesimi li lasciamo così perché non ce li vogliamo. Capisco il momento di crisi, ci arraffiamo pure 2 centesimi, però sono 2 centesimi. Ma quello che sto per dirvi, che penso che molti di voi penso la pensino come me, noi quei 2 centesimi già li pagavamo. Allora, se si va in un supermercato e si utilizza il sacchetto quando per mettere la frutta, c'è l'inchiostro, c'è la bilancia, l'usura della bilancia, c'è la carta, ci sono i guanti che quasi di noi nessuno utilizza, quindi secondo me la tara, la bilancia veniva già preimpostata in più ai 2 centesimi, secondo me, se non proprio la cassa, quella proprio diretta. Secondo me questi 2 centesimi li abbiamo sempre pagati. Il fatto è che
Prima non lo sapevamo, eravamo ignari, pensavamo, ci illudavamo che praticamente era solo una, grazie di Dio, una busta in più da poter poi usufruire per fare altre cose. Ora invece lo sappiamo. Poi c'è poi ieri, sempre ieri, un bel messaggio che mi ha inviato una mia amica, dove praticamente una catena di Sant'Antonio, che il sacchetto biodegradabile a quanto pare è stato approvato da Renzi, e non immagino da qua fino alle elezioni che cosa succederà tra i partiti politici qui in Italia, perché purtroppo noi italiani non ci indigniamo delle violenze sessuali, delle condizioni sanitarie di alcune persone indigenti, del femminicidio, degli omicidi, della gente che ti entra dentro casa e tu non hai nemmeno il diritto di poterti difendere, perché se no vai tu in galera e non il cristiano che ha violato la tua proprietà. Non ci indigniamo di questo, ci indigniamo delle 2 centesimi del sacchetto biodegradabile, raga. Ci indigniamo di questo perché noi italiani siamo fatti così. Badiamo al sacchetto e non magari a tante altre serie che ci sono nel mondo da aggiustare, o almeno non nel mondo qua in Italia. Però continuando a questa mia story time che ho assistito a questa lite della signora con la cassiera per i 2 centesimi, a quanto pare l'amichetta di Renzi, un'amica di Renzi che ha un'azienda di sacchetti biodegradabili, per aiutarla ad approdare, a quanto pare, a spopolare, ha detto: mo ci metto una bella tassa e tu diventi ricca come me. Se è vero, se è bugia, non si sa. I telegiornali comunque li vediamo, ma ci crediamo ai telegiornali se per caso questa notizia esce e magari ci dice no, che non è vero, boh, non si sa qual è la verità. Il fatto è che la gente sta veramente esagerando, cioè sta cominciando a pesare la frutta, la verdura senza il sacchetto, quindi si va ad un'igiene veramente scarsa, perché ok, diciamo che poi li laviamo, ma a me chi mi dice se la cosa non viene, la mela non viene lavata bene, oppure vuole una mela tuo figlio ed è talmente scansafatiche da lavarsi la mela, chi mi dice a me? Vabbè, lasciamo perdere. Ma comincia veramente a pesarsi uno per uno la frutta e la verdura, ignari del fatto che ormai 2 centesimi sono inseriti automaticamente ai codici della cassa generale. E quindi va, voi ve ne andate con 2 centesimi in più, senza, con la frutta sporca, con lo dello scontrino sopra appiccicato e senza, cioè, una minima di protezione per quello che mangi. Purtroppo, purtroppo è così, cioè la gente è fatta così, loro credono di poter aggirare il sistema così, ma ormai è passato tutto automaticamente, è quello che non riusciamo a capire. E questa cosa qua nessuno me lo toglie dalla testa, questi 2 centesimi in più non venivano nemmeno calcolati nello scontrino, ma venivano automaticamente calcolati nella bilancia dell'ortofrutta, secondo me, o del pescivendolo, proprio per poter nascondere i 2 centesimi. Cioè, quando noi vediamo tutta, cioè tu hai comprato soltanto magari 1 chilo di pesce, che non so, 1 chilo di scorfano, no? E ti vedi tutta sta cosa qui, la tara, poi c'è l'offerta per la cosa, alla fine ti vedi pure i 2 centesimi in più se tu ti vai a fare il conto, che hai dovuto sborsare, ma il pesce non costa tanto, costa 2 centesimi in meno. Alla fine, all'epoca, insomma, fino al 31 dicembre del 2017, chiamiamo già all'epoca perché ormai è passato, è inutile che è passato oltre un anno, cioè noi li pagavamo, secondo me, cioè nessuno me lo toglie dalla testa, va bene. Questa qui è la mia story time di oggi che volevo veramente raccontare, a parte perché sta succedendo veramente il bordello qua in Italia per questi sacchettini.
E quindi niente, volevo salutare così. Se volete iscrivetevi, mettete like, commentate, fatemi sapere, insomma, se il mio pensiero è pure errato, cioè ci penserò su e magari cambierò idea. Ciao ciao, al prossimo video!